Benvenuti in un nuovo Tessila News. Oggi vi mostreremo il filato d'asti, un filato molto particolare dall'effetto polveroso che diventerà senz'altro un must. Andiamo a scoprirlo. Eccolo qui il nostro d'asti, un gomitolo composto al 2% da lana, 2% di viscosa, 70% di top acrilico, 21% di poliestere e 5% di poliammide. Questo gomitolo ha un peso di 50 grammi per una lunghezza di 75 metri all'incirca, per cui consigliamo di utilizzare i ferri dal 7 all'8 e gli uncinetti dal 6 all'8. Passiamo ora alle istruzioni per il lavaggio e la cura di questo filato. Consigliamo di non superare i 30 gradi, di non utilizzare l'asciugatrice ma preferire un'asciugatura su un ripiano orizzontale, non candeggiare e non stirare. È possibile invece utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta per il tetracloretilene. Andiamo a vedere ora tutti i colori disponibili. Quello che abbiamo appena visto è il colore acqua, a cui al verde acqua appunto si aggiungono le sfumature del lilla, del senape e del blu. La colorazione Tiffany, che ha delle sfumature che partono dal giallo, arancio, arrivando al bordeaux e al viola. Il colore senape, come vedete, è una tonalità molto vivace che presenta diverse sfumature. Il colore fucsia, blu e verde fino ad arrivare al viola. Passiamo ora ad una tonalità più scura, il colore antracite. Qui il colore predominante è questo antracite con delle sfumature verde acqua, arancio, bordeaux e viola. Passiamo ora al colore perla. Qui la sfumatura è molto più delicata. Al grigio perla si aggiunge un leggero giallo, del rosa e dell'azzurro. Ci spostiamo ora sui toni pastello del lilla. Anche qui una leggera sfumatura che parte dall'arancio per passare all'azzurro, al fucsia e al verde chiaro. Ed ora passiamo alle tonalità più tenui della linea. Il cipria, che ha delle leggere sfumature che partono dal verde chiaro, passando per il rosa, l'azzurro e l'arancio. Ed infine il color panna, che fa da sfondo a delle sfumature che vanno dal verde chiaro al rosa, all'azzurro e l'arancio. Abbiamo visto il nostro d'asti. Come ricorderete, lo abbiamo definito un filato polveroso, questo proprio per sottolineare la sua grande morbidezza. Come abbiamo visto, i colori abbinati sono quelli delle ultime tendenze della moda, che sono poi incastonati in un colore principale che ne fa da sfondo. Vi ricordiamo che questo filato è lavorabile sia ai ferri che all'uncinetto e si presta per la realizzazione di abbigliamento anche da esterno, come poncho, cardigan e maxi pull, ma anche per la realizzazione di accessori come sciarpe, pashmine o bactus, ma anche cappelli. Grazie alla sua particolare tonalità di colore, renderà i vostri accessori molto particolari e sicuramente irripetibili con altri filati. Arrivati a questo punto non mi rimane che salutarvi e ringraziarvi per averci seguito in questo nuovo Tessila News. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video e seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube e anche sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!